riflettori puntati sugli aspetti giuridici, sociologici e medici del tumore ovarico, anche nelle sue forme più rare. Questo è il tema al centro del convegno che si è tenuto ieri al Circolo Diavoli Rossi della Brigata Sassari in occasione della Giornata Internazionale di Diritti della Donna. Abbiamo organizzato questo evento d'intesa della Fondazione per la Ricerca sulle Malattie Rare, siamo legati al Mario Negri, unitamente alla rete dei comitati pari opportunità della Sardegna e il comitato pari opportunità dell'Ordine Forense di Sassari. Abbiamo voluto unire la giornata internazionale delle malattie rare il 29 febbraio all'8 marzo, che è la giornata internazionale della donna. Perché? Perché prevalgono le discriminazioni che sia nella malattia, sia nel paziente che è una malattia rara, sia nella donna che, nonostante tutte le leggi che sono state varate, siamo ancora discriminate. In Italia ogni anno oltre 5.000 donne si ammalano di tumore dell'ovaio e nell'80% dei casi la malattia viene diagnosticata in fase avanzata, perché nella realtà non esistono test affidabili. Il tumore ovarico è un tumore subdolo, insidioso, molto frequente e purtroppo ancora non esiste esattamente una capacità, possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce. Quindi il tumore dell'ovaio è un argomento importantissimo ancora nell'oncologia medica, ha bisogno ancora di molti approfondimenti dal punto di vista delle terapie sia oncologiche sia preventive e genetiche.